muove sempre. Salutiamo anche chi ci viene a trovare proprio qui in studio. Un saluto così extra, soprattutto lo dobbiamo fare per il movimento sportivo, perché c'è sempre un progetto alle spalle davvero importante che non vuole mai fermarsi, anche se la stagione è stata complicata, non soltanto per un discorso legato all'emergenza sanitaria. Noi vogliamo fare due chiacchiere con il presidente della Saturnia Sistema LCT AC Castello, Luigi Pulvirenti, in collegamento telefonico con noi. Ben trovato, buongiorno presidente. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Presidente, caro presidente, io innanzitutto metto sempre davanti il fatto di essere catanesi, siciliani, soprattutto in una terra come in una regione come quella del sud, dove bisogna sempre triplicare le forze per andare avanti nel mondo dello sport, e soprattutto in un anno particolare, quello dove tra stop and go spesso e volentieri abbiamo fatto sicuramente fatica, magari con sponsor, senza pubblico, le spese, le trasferte costano sicuramente tanto, eccetera eccetera. Quest'anno però a rappresentare la Sicilia è stata la Saturnia, è stata sicuramente una stagione complicata. Io non voglio assolutamente sottolineare quella posizione in classifica che molti addetti ai lavori sanno, però io dico sempre: è stata un'esperienza e questo deve far sviluppare altre idee, altri concetti per poter ripartire nel mondo dello sport. Dico bene? Sì, però è anche giusto accettare sempre il verdetto. Per carità, per carità. Perché comunque fare sport significa soprattutto misurarsi, entrare in competizione sicuramente con se stessi, ma soprattutto con gli altri che partecipano al tuo campionato. E quindi, così come è giusto celebrare le vittorie, le promozioni quando queste arrivano, allo stesso modo bisogna assumersi pienamente il responso del campo quando questo, come nel nostro caso, non è stato positivo. Il verdetto del terreno di gioco ci vede essere arrivati ultimi in un campionato sicuramente difficile per le condizioni di contesto in cui si è svolto, ma quelle hanno riguardato tutti ovviamente, quindi non sono una giustificazione al nostro rendimento. C'è da dire che noi eravamo preparati ad un campionato molto difficile, perché nel momento in cui avevamo scelto di rilevare il titolo dall'Everano avevamo programmato una prima stagione di transizione che ci servisse per consolidarci in questa nuova categoria, strutturare meglio la società, rafforzarla economicamente, questo grazie soprattutto ai nostri partner che non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno, sostenendo tutta una serie di costi iniziali per partecipare a un nuovo campionato che comunque incidono sul budget, che quindi in maniera anche ragionata ci avevano portato a fare una squadra puntando soprattutto sui talenti, diciamo, del territorio. Noi abbiamo disputato l'intero girone di ritorno con una squadra composta quasi esclusivamente dal 2002, 2001 e 2000. E ovviamente questo un po' poi lo paghi in termini tecnici nel confronto con formazioni che sono composte da giocatori magari più esperti della categoria che hanno ambizioni. Pensavamo di poter fare qualcosa, diciamo, in più, siamo convinti che questa squadra valesse qualcosa in più dell'ultimo posto, però il campionato ha detto questo e quindi accettiamo il verdetto. Allo stesso modo avevamo nel nostro, diciamo, progetto sportivo immaginato invece una seconda stagione che fosse molto più ambiziosa e che ci vedesse preparare, mettere insieme una squadra che potesse competere per la vittoria del campionato e la promozione in Serie 2, e già siamo al lavoro su questo. E infatti posso Valdo Cantor sarà... insomma è un nome che già mette un tassello davvero importante, perché stiamo parlando di un campionissimo che può sicuramente trasferire tanti messaggi importanti. Diciamo che durante la stagione anche un altro tassello del mondo della pallavolo è stato con voi a darvi un contributo, comunque con Valerio Vermiglio. Cioè, io dico sempre che tutto questo ha fatto sì che potessero mettersi comunque delle basi sicuramente importanti anche per il futuro.
la scelta dell'allenatore è di un allenatore come Vasco Cantor, che in generale non ha bisogno di presentazioni, ma a Catania maggiormente, visto quello che ha significato Vasco Cantor nella storia, esatto, del movimento pallavolistico catanese, è un chiaro segnale, insomma, del tipo di programmazione che stiamo facendo, partendo proprio da un allenatore che non soltanto è tra i più preparati che vi siano nella scena internazionale, ma anche un allenatore che ha una capacità di trasmettere le proprie condizioni tecniche, che sicuramente non sono poche, anzi, ai tanti giovani che comunque hanno fatto parte del gruppo di quest'anno e che rimarranno con noi anche la prossima stagione, in una rosa che poi sicuramente verrà completata con innesti di assoluto spessore per mettere insieme un sestetto che possa, ecco, che possa competere, possa regalarci magari, che possa essere tra le pretendenti alla promozione in Serie 2. Poi sarà un campionato molto difficile, perché sì, oltre noi ci saranno tante altre formazioni che punteranno alla serie A2, magari tra quelle che già quest'anno hanno questo obiettivo e che poi alla fine della stagione non riusciranno a essere promosse attraverso i playoff, ma ci sono anche altre formazioni che magari quest'anno non sono state competitive per il primo e per il secondo posto e comunque hanno ambizioni per la prossima stagione. Ti posso dire che tra le squadre che potrebbero salire dalla Serie B in Serie 3 ce n'è qualcuna che già quest'anno è strutturata per poter fare bene in Serie 3, quindi sarà un campionato molto bello, molto competitivo. L'auspicio è che si possa svolgere con i palazzetti aperti, perché davvero, soprattutto per noi, sarebbe un peccato non avere la possibilità di essere seguiti dal nostro pubblico, perché riteniamo che quest'anno le tribune dell'impianto che ci ospiterà potrebbero davvero essere piene ogni partita. Lo facciamo un augurio a tutti i giocatori, al movimento della pallavolo, innanzitutto per una buona Pasqua e per un futuro sicuramente roseo, per poter soprattutto anche riabbracciare i tanti appassionati che seguono questo mondo e che soprattutto Catania, la Sicilia, vuole davvero portare in alto i propri colori. Ma innanzitutto faccio davvero un augurio di buona Pasqua, perché per noi credenti è il momento liturgico centrale dell'anno e quindi davvero un momento che deve essere di riflessione per tutti. Faccio un augurio a quanti sono ancora impegnati nei campionati, in Serie B1 femminile, in Serie B maschile, nella Serie C, perché possano dar corpo alle loro ambizioni. Io ho sempre pensato che la competizione al vertice è quello che fa crescere il movimento, quindi davvero auguro alle squadre che stanno lottando per la promozione in A2 femminile e per la promozione in A3 maschile di poter centrare l'obiettivo, perché ad avvantaggiarsene sarebbe tutto il movimento e da parte nostra sicuramente aspettiamo in Serie 3 qualche altra squadra siciliana, perché sarà sicuramente molto bello giocare altri derby. Presidente, qui in diretta, nodo al fazzoletto, promessa: appena saremo ai nastri di partenza per la nuova stagione sarà qui con noi. Nuovamente. Assolutamente, con grande piacere. Grazie, auguri, e auguri non grazie solo al presidente voi, Luigi Pulvirenti, ma a tutto lo staff della Saturnia Sistema LCT, AC Castello e Forza Saturnia. E sempre grazie. Grazie, a presto.